andava sotto, nei treni nuovi si va sopra. E quindi vedrai delle specie di ascensori che salgono. Se possiamo saliamo insieme, andiamo sopra io e te. Allora salite voi tre, con Luca, vedete però, attenzione. Anche tutti voi metti, un paio di metri. Pronto, no? Vai. Allora. Dopo lì c'è la cabina. Attento. Posso andare molto veloce, già 160 è veloce, ma non interessa, siccome questi treni fanno tante fermate e tante ripartenze, a noi interessa un treno leggero che faccia un'accelerazione veloce, quindi che faccia presto ad accelerare, arrivare a 160 e a frenare all'ultimo il più tardi possibile per la stazione dopo. Okay. D'accordo. Quindi la porta è un ciclo di prova, lei continua a aprirsi e chiudersi per vedere se fa qualche anomalia. Allora noi abilitiamo il treno, che non abbiamo aria per alzare i pantografi. Primo che sale. Ah. Per poter avere un po' di aria per alzare i pantografi, io il primo compressorino. E lì abbiamo quello che una volta viene chiamato il... Ciao! Salve! Ah, no. Abbiamo un ospite! Ciao, buongiorno! Vuoi sedere? Sono venuti a vedere per... Volevo vedere vai, come, vai. Come un rock! So, vieni! Come un rock, monta qua? Ce la fai? Ti aiuto, eh! Opala! Ecco! Vai piano piano, eh! Vai piano! Il comando, vedi? Vedi qua, no? Hai visto quanti comandi ci sono? Quando vai, quando vai? Guarda. Vediamo se funziona la spazzola. La levetta qua. C'è lui sotto. No, 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 glielo ho detto, glielo ho detto. Dagli una spinta nella bandita. Questo è il primo rock, no? No, no, cioè il nome è rock. Rock. Ma tecnicamente per la parte documentale si chiama 521. 100 vuol dire che ha 5 casse, 5 carrozze. 5, ecco come si vede allora la differenza. 5, vedi? Ci sono anche i 421, okay. Ce l'hanno anche i 621. Ok. E il progressivo è il numero 4, il quarto treno della serie 521. Ah, quindi ora possiamo andare, quando vedi i treni in stazione, possiamo andare a scoprire quanto è vecchio. Quello è il numero 15, guarda. Questo è molto più giovane. Questo è più o meno arrivato un anno dopo, se 8 mesi dopo. Questo è il numero 15, vedi? Trazione, non c'è la scossa. Tu sicuramente sai che hanno detto il papà e la mamma che non devi mettere la dita di casa dove c'è la presa. Questo è un filo grosso. Passa nella giletta tra la rotaia e il filo per aria, il filo per aria e il filo dello tutto, lo vedete in pratica e ci sarà un avviso, suonerà, no, non dico niente, non sarà sopra. Vediamo, devi mettere il casco perché ora attacca la corrente. Grazie Daniele. Attacca la corrente. Allora, è il capo più capo di tutti Daniele, è re del casco. Molto bene, dopo vorrei una foto con te se possibile. Okay. Andiamo a dare la corrente al treno. Guarda un po' dove metti i piedi perché guarda lassù, guarda in alto che si muove là in alto qualche cosa adesso. Guarda là, lassù, lassù, lassù. Hai visto? Ecco che si muove. Sì, sì. Lassù. Adesso diventerà rosso. Si accende tutto, la fase niente si fa la manovra, alla fine diventa rosso. Perfetto. Qui va. Via dopo andiamo là di dietro, c'è la parte nuova. Qui tra un po'. Si svuota tutto, arrivano i muratori che fanno tutto nuovo. Se batti la testa non succede niente, è il casco a posto. Bene? Allora io faccio così. Molto bene. Vai pure con passo deciso per la testa. Vieni? Allora com'era il sotto il treno, l'hai visto? Se questo segnale non si vede, comincia a vedersi meno, è ora di cambiare la ruota. Si chiama linea di fede. Finché vedi la linea devi avere fede e puoi usare questa ruota. È un treno verde col motore che... Diesel. Nuovissimo, prenderà il posto dei vecchi col motore diesel per fare le manovre qui dentro. Ne abbiamo due, arriverà anche il terzo che è in costruzione. Nuove. Sono un po' arrugginite perché sta fermo lì, ha fatto la ruggine, ma con la ruota è nuova o vecchia? E da cosa lo capisci?
Io ti dico perché, ti ho detto che la linea di fede si deve sempre vedere, ma se guarda quella ruota là, quanto spazio c'è? Questa è nuova, vedi quanto spazio c'è qui, questa lunghezza e questa distanza, c'è molto metallo, molto materiale nella ruota, nuova, vieni a vedere la vecchia. Ce n'è poco, consumata, quindi è ora di cambiarla. Noi lavoriamo in sicurezza, la cambiamo sempre prima, non aspettiamo l'ultimo momento, vedi c'è ancora un po' di spazio. Perché io te per capirci la chiamiamo ruota, ma c'è un'altra ruota anche qua. Questo tubo qua, che unisce le ruote, si chiama assile, più altri nomi dei vari componenti. Tutto questo prende il nome di sala, praticamente. Scollegano la parte sotto, il metallo. Questo no, no? Sei mai salito su una bicicletta o una mountain bike che ha la sospensione? Per stare più comodi, anche l'automobile, se esatto. Prende una buca, la macchina va su giù per essere comodi. Questa molla, che la schiacci, peso delle valvole, dei rubinetti dell'aria, ad esempio, se ci sono più viaggiatori da questa parte del treno, manda più aria qui, se i viaggiatori sono più dall'altra, manda più aria di là. Allora, senti del rumore di ferro? Dale. Sì, andiamo lì.